Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo cosa di oggi. Oh, eccoti cazzo! Cioè, dopo mille anni sei tornato qui a spaccare la minchia. Jim, sei stato te a chiamarmi. Ma che diavolo dici? Si è presentato di sua spontanea volontà. No, sei venuto a casa mia proprio ieri. Ok dai, però devo dire che hai accettato volentierissimo. Ma che dici? Se mi hai pure pagato per partecipare a questa cagata di video. Cazzo rompa adesso! Sto calcolando la presenza di giochi di merda nel mercato. Sono io, Jim. Ah, sei tu? Cosa vuoi? Fammi entrare però. Ah già, entra pure. Fai come se non fosse casa tua. Rompi cazzo di merda. Salve professore, da quanto tempo cavolo? Infatti, da quanto tempo? Non potevi startene via altri 5-6 miliardi di anni? No? 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 No, ma scusi un attimo. Quegli occhiali cosa sono? Cos'hanno questi occhiali che non va? Ok. Su via, professor Villudico, faccia almeno un sorriso, per finta. Faccia finta. Ecco fatto. Comunque, venendo al dunque, avrei bisogno di lei per il prossimo cosa di oggi. Jim, non vedi che sono super impegnato con questo lavoro iper importante? E per te io mollerei questo lavoro per venire con te a fare quella cavolo di rubrica. Ok, vengo subito. E mi chiedo, ma perché con te far finta di qualcosa risulta sempre una cosa impossibile, cazzo? Comunque vi volevo ringraziare per tutti quanti gli iscritti e per la fantastica community che si è creata nel canale di Jim. Lasciami finire il discorso. Mi hai voluto? E adesso paghi. Porco merdo, ma perché l'ho chiamato? Stupidate a parte, ragazzi, in questo cosa di oggi parleremo delle stronzate che troviamo ovunque, cioè nei telefilm, film e videogames, e che onestamente mi fanno incazzare come un indiano con la diarrea a spruzzo. Secondo le mie accurate analisi, gli indiani non avevano la diarrea perché mangiavano cose sane. Dunque, quello che hai detto non sta né in cielo e né in terra. O forse okay, in cielo basta. Sì, perché ci sono veramente milioni di popoli che vivono attorno a noi e si riproducono come ricci in calore. Hai finito? Comunque era tanto per dire, non devi prendere alla lettera ogni cavolo di parola che io dico. Cioè, non è che... ma bando alle bambe, incominciamo subito. Ah, è vero. Sigla! La cosa che odio di più nei film sono le morti inutili. In molti film horror vediamo i personaggi che scappano da 3 miliardi di trappole, mostri, zombie, vampiri, e lo fanno senza subire nessun danno. Sembrano bionici, poi inciampano su un gradino e muoiono lì sul colpo. Ma che stronzata è? Dopo tutto quello che ci è successo, siamo ancora vivi. Cioè, se lo racconta qualcuno dice, ma siete immortali, cazzo. Cioè, non vi uccide niente, non vi uccide nessuno. Hai ragione, infatti abbiamo ucciso 5.000 vampiri utilizzando cavatappi argentati come arma. Poi abbiamo ucciso, mi sembra, 6 o 7 milioni, non lo so, di locuste utilizzando Marcus come copertura. No, forse quella è un'altra cosa. Però in fondo abbiamo anche ucciso 5 miliardi di zombie utilizzando un semplice tagliaerba. E siamo ancora vivi! È una roba a proposito di successo. Sai dove è il gesso? Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che è in fondo a destra. Non è che porta sfiga, vero? Cioè, in tutti i film horror il bagno è sempre in fondo a destra. No, dai, sciocchino, cosa dici? Ma non crederai mica a queste stronzate. Se lo dici te, mi fido, vado in bagno. No! Questa è proprio sfiga. C'è cazzo. Dai, morire cadendo. Era così un bravo ragazzo. Abbiamo passato tante cose insieme. È morto così stupidamente, cadendo per terra come un cretino. Adesso che farò tutta sola? Altra cosa che odio con tutto il cuore sono i dialoghi inutili che troviamo nei film. Cioè, il mondo è invaso da miliardi, biliardi di zombie e il personaggio cosa dice? Ma non capisci che moriremo tutti? È inutile vivere in questo mondo ormai. Non dire così, Genoveffa. Andrà tutto bene. Adesso è tutto finito. Ci faremo una famiglia. Avremo... figli! Non so quanti ma ne avremo! E saremo felici! Ma che cazzo dici? Cioè,
il mondo è invaso dagli zombie. Siamo gli unici sopravvissuti in tutto il globo e te pensi di riuscire a fare una vita normale e vivere sereno? Ma ti sei ricoglionito? Ma vaffanculo, va! Oppure troviamo il bellissimo imbecille, deficiente, stronzo, ignorante personaggio che nel cuore della notte lui trova una casa abbandonata da anni sopra un cimitero, bussa e chiede: c'è qualcuno? C'è qualcuno? No, sono solo l'assassino che appena entrerai qui ti sbudellerà. Ah, ok, allora entro. Oppure il povero personaggio nero che muore clamorosamente sbudellato, senza arti. Le cose più atroci gli succedono in tutti i film. Ma la cosa bella è che non c'è distinzione tra generi. Cioè, non è che se fa un film d'azione vive e se fa un film horror muore. No, lui muore comunque, così, alla cazzo. Ma c'è una regola per scoprire se il personaggio nero morirà oppure no. Se è il personaggio principale, cioè il protagonista di quel film, sicuramente sopravviverà. Cioè, gli taglieranno gambe, lo sbudelleranno, ma sopravviverà perché lui è il personaggio principale. Se invece partite, andate al cinema e vedete che nel gruppo c'è un nero, cioè nel gruppo di amici, così, c'è un nero nel film, sappiate che quello muore di certo. Cioè, è proprio scientificamente provata sta cosa. In qualsiasi film che sia d'azione, horror, drammatico, thriller, Disney, fantascienza, avventura, i protagonisti non finiscono mai quel fottutissimo cibo che hanno sul tavolo. O perché ricevono una chiamata così da un'amica che non sentivano più da millenni, o perché litigano in tavola con i familiari dunque si alzano e scappano via. Però se ci fate caso, in qualsiasi film, che sia telefilm, film, videogames, eccetera, c'è sempre il protagonista che si siede a tavola, dopo 2 secondi si alza e il cibo è ancora là. Perché? Lo voglio io, datemelo a me. Ai barboni, c'è gente che muore di fame in Africa, diamoglielo lì. No, lo lasciamo così alla cazzo a raffreddare sul tavolo e poi buttarlo via. Bellissima cosa. Altra cosa che possiamo notare nei film più che altro d'azione e di fantascienza è questo classico poveretto, questo classico sfigato che diventa il protagonista indiscusso del film. E chi si fa? Dai, lo sapete anche voi, chi si fa? Lui, chi si fa, nel senso, chi si approccia a lui? Cioè, dai. La più figa dell'universo, chi se no? Cioè, nel mondo ci sono un casino di gente preparata all'azione? No, il protagonista di quel film deve essere, per forza di cose, uno sfigato che si tromba una ragazza figa. Perché vedi Transformers? Questo è Arturo, il solito sfigato che mettono nei film di fantascienza. E dovrà salvare il mondo intero. Io? Perché? Non lo so, ma te salverai il mondo. Ah, un'altra cosa, e ti metterai con la più figa del pianeta. Nah, non dir stronzate. È vero, guarda. Per il momento ti tratto da sfigato, ma se salvi il mondo te la do. Sì, cazzo! Per non parlare poi dei film che ti lasciano una tensione gigantesca. Ad esempio, dove c'è il personaggio ultra figo che cerca di disinnescare una bomba su un aereo, su un treno, su un grattacielo, eccetera, eccetera. Per voi quando ci riesce a disinnescare questa bomba? Al 30° secondo? Ma no! Al 20? No! Al 10? No! Al primo! Perché nel film deve essere così. Nel film c'è questo protagonista qua che va davanti alla bomba, aspetta che arrivi il primo secondo, che dopo un secondo esplode e muoiono tutta quanta la civiltà interstellare, intergalattica, per dopo pensare: beh, aspetto un secondo e poi la disinnesco per far tensione allo spettatore, per far tensione alla gente che mi è intorno. Ok, basta. Ma poi la bellezza di questi film è che noi sappiamo tutti come vanno a finire. Nel senso che te li guardi e sai già che quello lì all'ultimo secondo riesce a disinnescare la bomba, l'atomica, eccetera, eccetera, con 500 miliardi di colori diversi, di fili, e lui riesce a beccare quello giusto proprio all'ultimo secondo. Però ci agitiamo comunque, così, alla cazzo. Filo rosso, filo nero, filo verde, cazzo, mancano 20 secondi. No, aspetta, è ancora troppo presto, devo aspettare il primo secondo. Cosa posso fare intanto? Beh, conto le pecore. Una pecora che salta, due pecore che salta,
3 pecore stanno saltando, 4 pecore non saltano, la quinta pecora incula le 5 pecore. 5, 4, 3, 2, 1. Sono un genio della malattia. Oppure quando nei film sono in gruppo e stanno scappando da qualcuno o da qualcosa. Ci sarà sempre il classico personaggio moribondo che dirà: lasciatemi qui, andate avanti senza di me. Ehi John, stai bene? Come sto bene? Non mi vedi che sono moribondo? Ho una gamba spezzata? Scusami, ma è il copione che mi dici di dire sta stronzata? Comunque lasciami indietro. Continua senza di me. Io, sarei solo un peso per te. No, questo mai. Non lascerai mai indietro un amico. Altra stronzata del copione, immagino. Sì. Comunque scappa, non pensare a me. Io rallenterò il nemico. Ok, ciao ciao. Cazzo però che sfiga. Cioè io per questo cazzo di copione devo morire così inutilmente per permettere a quel deficiente di salvarsi. Bellissima cosa. Un'altra cosa tipica dei film horror è il classico personaggio, femmina o maschio, non fa distinzione, tanto sono rincoglioniti comunque, che sente un rumore in cantina e con il sorriso sulla bocca va a controllare questo cavolo di rumore. Chi sarà? Chi la sta facendo? Perché? Tu, brutta testa di fagiolo, sei in una casa che è disabitata da anni, sopra un cimitero. I tuoi amici sono così, in circostanze misteriose, scomparsi. Non si sa dove cavolo sono e fino a 2 secondi fa erano dietro di te. Boh, dove sono? Perché? E te, testa di fagiolo, vai a controllare in cantina. Perché? Perché devi fare una cosa così assurda? Ma crepa! Ma meglio anzi che ci vai, fatti sbudellare in qualche maniera, brutta testa di fagiolo. Premessa, lei è Gilberta, la classica ragazza deficiente, rincoglionita, imbecille dei film horror. Ma che bello passar per terra, ma che bello passar per terra, e non cotturio tutti i giorni, e non cotturio tutti i giorni. È tanto bello passar per terra, è tanto bello passar per terra, e non cotturio. È uno strano rumore che proviene dalla cantina. I miei amici sono scomparsi e io direi di andare a controllare, no? Siamo in una casa disabitata, meglio di così. Cazzo, devo chiamare la mia ragazza. Mi ero dimenticato di dirgli che sotto quella casa c'era un cimitero. La persona da lei chiamata è al momento morta. Si prega di richiamare più tardi. Grazie. Cosa avrà voluto dire? Nei film d'azione d'avventura invece la roba più figa che ci può essere è il personaggio principale o secondario, un amico del personaggio che praticamente è messo alle strette, è legato ad una sedia, imbavagliato, eccetera eccetera, picchiato a sangue e i criminali gli chiedono: siamo abbastanza gentili, dici il tuo ultimo desiderio. E lui cosa va a raccontare? Non vi dirò nulla. Senti, io di te mi sono stancato. Non vuoi dirci nulla e continui a ridere come un deficiente. Vediamo se capisci con un cazzo di pugno. Maledetti, se pensate che vi dire qualcosa vi sbagliate di grosso. E ride. Cioè stai per morire e ridi. Solo perché siamo in un film ti lascio esprimere il tuo ultimo desiderio. Mi fai ridere te. Cioè mi chiedi l'ultimo desiderio. Non è ovvio. Vorrei avere un peluche. Oh, grazie. Ma ti sei rincoglionito? Cioè, potevi chiedere di essere lasciato libero e vuoi un peluche? Che cazzo te ne fa di un peluche se dopo muori? Oh cazzo, è vero. E poi ci sono anche i telefilm d'amore, quelle telenovela che durano circa 300 miliardi di puntate, 50 anni di telenovela, dove c'è un troismo che neanche forse unendo tutti i popoli del mondo, anche gli alieni, si trova. Nel senso proprio un troismo di quelli estremi. La particolarità di queste serie, di questi telefilm, è che ci sono dialoghi infiniti e che non hanno nessun senso logico. Ti amo, Barbaras. Anch'io, Armandos. Ma io di più, Barbaras. E io più di te, Armandos. Il mio amor... le più grandi del cielo, del mondo totale.
Il mio invece è più grande dell'universo forever and ever. Non ci lasceremo mai. È vero, poi d'altronde siamo fatti l'uno per l'altra. Già, ma adesso ti mollo. Perché? Amo un'altra. Come? Ma mi dicevi che mi amavi. Sì, Barbaras, ma è successo tanti secondi fa. Ormai il mio cuore appartiene a un altro. Mi dispiace. Può darsi che tra 10 secondi ritorno con te. Dunque, aspettami, Barbaras. Dimmi la verità. È perché sono pelosa. Dimmela. Poi c'è la scena classica della fine del film, dove il protagonista principale riesce finalmente, dopo 2 ore e mezza di film, a prendere sto cavolo di criminale, assassino, eccetera, eccetera, e a puntargli la pistola contro la testa. E a questo punto cosa succede? Vedi il cattivo che ti fa venire 2 smaroni con la storia della sua vita da quando ero piccolo, perché è diventato così, perché è diventato colà, ma muori. Sei finito ormai. Hai ucciso fin troppe persone. No, ti prego, scusami. A me a 4 anni davano da mangiare ogni sera minestra. Cattivo così, a 5 giocavo con la cocaina, a 6 prendevo per il culo le prostitute. Me ne pento, ti prego, non uccidermi. Senti, bello, a me non me ne frega nulla di quello che hai fatto a te. Potevi pensarci prima, cioè non rubare, non uccidere. Potevi pensarci prima e se non saresti in questi casini. Dunque adesso non mi stare a raccontare tutta la tua paternalità, quando sei nato, come hai fatto a diventare così, perché non me ne fotte davvero nulla. Ce ne sarebbero veramente ancora milioni di cose da dire nei film, di robe stupide, eccetera, eccetera, però chiudo qua la mia classifica, diciamo la mia carrellata, perché sennò non finiamo più. Ma adesso io direi di spostarci nell'angolo videogame. Ma quanto cavolo sono belli i bug e i glitch. Cioè, è più bello andare in giro nel gioco e cercare bug, glitch, errori grafici, eccetera, eccetera, più che giocarlo. Cioè, fantastico. Partiamo dal più famoso, ossia... lanciare una freccia in aria, sedersi in una panchina e vedere un PNG cadere a terra morto con una freccia attaccata al cranio. Potete farlo solo con Mastercard. Je respire maintenant en atout royaux et façonne cette terre qui est la mienne. Je le fais pour vous, Légion Rouge, car je vous aime. Oui, l'amour... Beh, sto video secondo me è veramente una cosa fantastica. Cioè, non lo so, perché mi fa ridere ogni volta che lo guardo, l'ho visto miliardi di volte. Comunque, andando avanti, in Skyrim vi piacerebbe essere i migliori taglialegna? Con un po' di allenamento sicuramente riuscirete a diventare fortissimissimi. Sì, ma a volare in aria! Sei nella tua stanza della confraternita in Skyrim. Sulla parete vedi un mondo parallelo. Cosa fai? Beh, ovviamente ti ci butti dentro. Ho sempre sognato di essere un gigante ultra potente. Vedere i nemici che volano in aria per un mio colpo non ha sicuramente prezzo. A parte con Mastercard che puoi comprare di tutto. Vabbè, lasciamo stare. No! Oye, vado! This guy is falling. Yo, bitch. Lasciando stare Skyrim, il mio sogno più grande è quello di poter riuscire a guidare una Formula 1 ai 400 km/h. E ovviamente di schiantarmi anche in un muro invisibile. Ma che figata è sto video, cioè, vi immaginate la scena voi, primi del campionato, nel gioco ovviamente, siete primi anche nella gara, l'ultima curva la fate,
e vi schiantate come dei pirla contro un muro invisibile. Bellissimo. Per fortuna questo video è finito e posso tornarmene al lavoro. Ma se non hai fatto, detto nulla. Caro Jim, quante cose che devi ancora imparare. Si vede che sei un neonato poppante attaccato al seno di tua madre. E adesso bisogna elevarci a un ruolo ancora più superiore. E io, essendo superiore rispetto a te, mi vado via. Vado via così. Perché è la presenza che conta. Bene ragazzi, spero che questo cose di oggi vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento. Ringrazio veramente tutti quanti quelli che mi hanno scritto nel post che avevo lasciato su Facebook di questo video. Tutti quelli che hanno risposto eccetera eccetera, purtroppo avendo ricevuto tantissime domande non potevo metterle tutte, non potevo mettere la scenetta eccetera eccetera, però vi ringrazio veramente di aver partecipato a questo video qua. Dunque, che dire, grazie ancora e al prossimo video. Un ringraziamento anche da parte mia, ovviamente il mio comportamento serio dovuto al fatto che io sono una persona importante nel ramo videoludico vi deve dare gioia per il futuro, dovete prendere esempio da me per il futuro a venire. Eu já lavei o meu carro, levo um lenço. Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó. Menina... Oh, brasiliana, vengo subito. Passa a festa, me liga mais tarde. Vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, vem pra lá.